Si chiama Cristiano, ha 9 anni e la sua è una storia come tante altre che riguarda i bambini con le malattie rare, ma per lui è ancora di più. Cristiano è uno dei 9 bambini al mondo ad avere la sottovariante della CDG, una malattia genetica metabolica ereditaria per il 99% delle volte. La sigla deriva dall'inglese e tradotto significa disturbi cogenti della glicosilazione, le difficoltà dei genitori, l'accoglienza della scuola, la sua assistente alla comunicazione, una sorta di angelo custode, e poi Viaggi della Speranza è l'associazione nata da poco che raccoglie le famiglie con le stesse problematiche perché nessuno si senta solo. Questo ci ha raccontato Sonia Bognanni, insegnante e mamma di Cristiano. Noi abbiamo iniziato a fare delle ricerche su internet, non c'era quasi niente. Abbiamo scoperto che la malattia di mio figlio è rara al punto che mio figlio è il caso numero 9 al mondo nella sua sottospecie di CDG. Poi invece i casi sono un po' di più, ma comunque la ricerca non galoppa come quelle patologie supportate dalle case farmaceutiche, perché non c'è un ritorno economico, evidentemente, visto i numeri. Ma per fortuna siamo famiglie che ci abbracciamo, ci crediamo e quindi abbiamo creato un'associazione molto giovane, di cui faccio parte come direttivo, che appunto supporta la ricerca nel suo piccolo e con le sue poche armi, sensibilizzare sicuramente il numero uno, poi facciamo anche degli eventi per Natale o per Pasqua, cerchiamo di racimolare qualcosa e lo inviamo ai centri di studio. Uno dei centri di studio italiano più importanti si trova a Catania ed è veramente il nostro orgoglio. Ogni 16 maggio ricorre la giornata della CDG e anche nella scuola di Cristiano, la Michele Abbate a Caltanissetta, è stata celebrata. Lui frequenta la prima C, la maestra. Ha letto la storia di Camilla, ovvero come un cervelletto dispettoso può creare difficoltà nelle azioni quotidiane. È stato organizzato un laboratorio di lettura con la drammatizzazione e il teatrino delle marionette. I bambini hanno giocato sperimentando alcuni limiti motori, disegnare e colorare con l'altra mano o muoversi strisciando per trovare soluzioni a prescindere dai limiti fisici. Oggi vuole essere un momento di riflessione, anche se gli alunni sono alunni di seconda primaria. Ogni giorno noi pratichiamo e vogliamo educare le giovani generazioni all'accettazione, all'integrazione. Io direi che è un punto ottimo, perché i bambini, il nostro intento è quello di far capire ai bambini che ognuno ha da imparare dall'altro e da insegnare all'altro.